Ragazzi, come va? Benvenuti in questo fantastico video, io sono Daniel e oggi siamo ritornati su Ice the Horror Game, però non il gioco originale. Ragazzi, siamo su Ice moddato perché appunto avevo questo desiderio, ragazzi, di provarlo moddato e vedere che effetto fa. Dimmi, frate, come che effetto fa? Allora ragazzi, gioco veramente fantastico. Allora, ho sbloccato già tutto perché abbiamo monete e occhi infiniti, quindi possiamo vedere il mostro ogni volta che vogliamo, possiamo sbloccare tutto, tutti i mostri sbloccati, tutto di tutto. Vi ricordo ragazzi che questa mod di Horror Hive Game è completamente gratuita, vi lascio il link in descrizione per poterla scaricare. Dovete solo disinstallare l'applicazione originale, ovvero Hive, e installare l'applicazione moddata. Se avete su tutte e due le applicazioni non funziona. Allora, andiamo subito ragazzi, facciamo modalità standard, facciamo ospedale e voglio fare ragazzi doppio pericolo. Cosa molto bella ragazzi, cosa molto bella che voglio fare con voi è difficoltà incubo. Quindi ragazzi, ricapitolando, ospedale, doppio pericolo, difficoltà incubo. Riusciremo a vincere? Riusciremo, non dico a vincere, però a riuscire a prendere un po' di borse, un po' con qualcosa? Vedrete subito, perché io, se devo essere sincero, Ice non è che c'ho chissà che esperienza, ragazzi. Allora, già l'ospedale non l'ho mai fatto, ragazzi, non l'ho mai fatto e vedo già brutte cose, sento già bruttissimi rumori, ragazzi. Faccio anche fatica a vedere perché magari la difficoltà è infinita, brutale, così, e magari è anche tipo Grand, tipo Darkness. Allora, qua troviamo anche delle pozioni, ragazzi. Qua non si può aprire, ragazzi. Dove sono gli altri tipi? Non so dove sono, ragazzi, perché non questo posto qua non lo conosco. Se fosse stato nella parte... Porca puttana! Ma perché anch'io? Allora, devo prima cosa di tutto, ragazzi, dobbiamo capire bene il luogo, come le varie, perché nella mappa principale io so muovermi anche molto bene, so dove bisogna andare, so cosa bisogna fare. Questa pozione qua, ragazzi, ci fa diventare ubriachi. Non so esattamente cosa vuol dire, cosa significa fare le pozioni che ci rende ubriachi o storditi. Però, va bene, allora, qua siamo in una stanza di un ospedale, ragazzi. Ragazzi, nella stanza di un ospe. Tipo, posso aprire qua? Abbiamo trovato qualcosa, raga, abbiamo trovato una pozione. Mi ricordo, ragazzi, che... quando ho aperto il gioco una delle prime volte moddato, mi diceva che le pozioni bisogna usarle con intelligenza e in modo giusto, cosa che io non faccio perché quando le vedo le uso. Allora, andiamo subito ragazzi così, perché io non ho assolutamente idea dove bisogna andare, cosa bisogna fare. Allora, qua abbiamo trovato il sacchetto, usiamo le pozioni. Io le prendo su ragazzi perché magari, non lo so, magari prendendo... arrivando con dai mostri lì, magari non si accorgono. Che cazzo ne so io che effetto fa. Allora, vuoi andare a cagare tipo? Se no, no. Ok, allora. Aia. Cos'è sta roba? Salve. Ragazzi. Dove sono i tipi? Aia. Penso che uno è qua nelle vicinanze. Scappa. Ragazzi, non so dove stiamo andando. C'è la luce brutta. Enel, per favore. Vi ho pagato la bolletta, quindi fate andare le luci bene. Affanculo. No. Per favore. No. È
questo quello che succede, ragazzi, quando si fa difficoltà brutale. Difficoltà brutale. Va bene, ragazzi, per questo episodio termino tutto. Veramente molto divertente e simpatico il gioco moddato. Se volete un altro episodio, ragazzi, lo porto su volentieri perché ho sbloccato pure la modalità di personalizzazione del mostro. Quindi noi possiamo farci una foto, possiamo metterla alla faccia del mostro. Quindi quando il mostro ci insegue, possiamo farci inseguire da noi e mettere pure il nostro verso. Noi facciamo un verso alla cazzo e il mostro ci insegue con il nostro verso. Come sempre, ragazzi, vi invito a mettere un bellissimo like, a condividere il video con tutti i vostri amici. Mi raccomando, se volete scaricare il gioco moddato, vi lascio il link in descrizione. Dovete scaricarlo e disinstallare il gioco originale da Dani e Dado, ragazzi. E con questo gioco qua veramente molto bello. Ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, ragazzi!